un bellissimo portone, sopra un balcone con le balaustre incorniciato, vediamo anche particolarmente interessanti finestre, come vediamo alla parte centrale, hanno questi, come si vede, hanno questi timpani che si alternano timpani triangolari con timpani semicircolari. Interessante che come si arriva a parte centrale di palazzo, così aumentano la lontananza fra le finestre, come si vede, è molto bassa, piccola, cioè corta, qui sempre più lunga, sempre più, qui è molto più lunga. Questo effetto è importante, dà un grande slancio all'edificio, una particolare eleganza. Lo snellisce, questo è abbastanza originale come soluzione di accorciare le lontananze, la lontananza fra le finestre, come si va dal centro verso i fianchi del palazzo. Il balcone con le balaustre in questi palazzi, il palazzo di XVI-XVII secolo, qui esisteva prima una mole sopra cui era fatto palazzo, era prima una fortezza. Poi eccoci, stiamo avvicinando un po' più al palazzo Cesarini. Questo portone, questo bel portone, adesso lo vediamo dall'inizio, era portone che serviva per entrata nel borgo di Genzano, dunque gente usava questo portone qua. Bellissimo, questo era il portone dove entravano in borgo, anche dopo essere proprietà, diciamo, di Sforza Cesarini, non è mai stato negato accesso al borgo ai cittadini, ai contadini che vivevano qua, e sotto questo portone entravano dentro il borgo. Invece il palazzo aveva due piani e solo più tardi si aggiunse quel terzo piano. Si può dire che terzo piano con un dintorni di questo tipo risulta un po' ingombrante. Cioè, un palazzo più armonioso era comunque con due piani. Tre sono troppi per quello che il palazzo circonda e la città, cioè il borgo a cui dominio sta, a cui rappresenta. Però questa tendenza di essere mega, che vuol dire meglio oggi, già esistevano. Oggi magari avrebbero fatto i 30 piani di vetro, però se vogliamo essere di un'estetica perfetta, di una classe superiore, due piani qui si abbinano molto meglio, come si vede intorno. Abbiamo visto Palazzo Sforza Cesarini da tutti i lati, da sopra, da dietro, dalla facciata, retrofacciata, dai fianchi, di giorno, di notte e adesso durante la nebbia. Bellissimo, bellissima atmosfera, mistica, magico. Siamo dietro una nuvola praticamente, siamo a 450 circa metri sopra il livello del mare, dunque siamo dentro una nuvola. Ecco, qui di fronte alla facciata si trovano i giardini, qui possiamo solo sbirciare perché non sono chiusi. Ecco, qui si vede là dietro il lago, vediamo Nemmi, tenevano frangipane, poi Ruspoli. Qui dietro ci sono giochi d'acqua, si vede qua dietro sotto, verso questa parte che scende verso il lago, ci sono un grande ninfeo. Lì fa parte questa collina piccola, artificiale, e giochi d'acqua, piccole piscine, statue. Giù si scende fino al ninfeo di Diana. Dea Diana, Diana è molto presente in Genzano, Diana e Licinzia, anche etimologia sua,
Una delle teorie più forse plausibili è proprio che da Cinzia, Ginzia, Genzia arriva Genzano. Da qua, da questi giardini, Sforzo Cesarini, che abbiamo ammirato una parte, e dunque da facciata di Palazzo Sforzo Cesarini andiamo verso giù. Qui si apre Olmate del 1643, questo sistema di cui Genzano diede un suo contributo proprio a livello mondiale. L'architettura mondiale è stata meravigliata con questo sistema di Olmate. Olmate si potrebbe definire come un sistema di diramazione triangolare rettilinea delle strade, affiancate dagli alberi degli olmi. Da un punto là lontano era punto di partenza da dove arrivava un raggio più lungo che andava dunque da sotto fino a, direttamente al portone di Sforzo Cesarini, poi un altro che conduceva verso la città e poi un terzo che andava alla Chiesa dei Cappuccini. Chiesa dei Cappuccini oggi è Chiesa Ortodossa, Chiesa Sant'Anastasia, Chiesa romena, là sono anche sepolti Sforzo Cesarini, molti. E dunque, ecco qui, adesso vediamo, si arriva finalmente alla chiesa, alla strada Bruno Bozzi, ex famosa strada Sforza. Questa strada Sforza, insieme alla strada della Infiorata, strada Livia, e insieme alla strada dei Cappuccini, oggi Garibaldi, via Garibaldi, facevano altra triangolazione, che fece figlia di Giuliano III Cesarini, figlia di Giuliano III Cesarini, donna Livia. Dunque, prima Olmata comincia con 1643, cosiddetta triangolazione alberata, e altra finisce con 1708 con donna Livia, le triangolazioni, triangolazione alberata e triangolazione edificata. Ecco, questa strada, strada Sforza, oggi Bruno Bozzi, è proprio questa strada che fa parte di un sistema triangolare cosiddetto triangolazione edificata, che facevano strada Livia, strada dei Cappuccini e questa in mezzo, strada Sforza. Oggi sono queste strade, strada dell'Infiorata, c'è cioè Italo Velardi, questo Bruno Bozzi ex Sforza e strada dei Cappuccini, oggi si chiama via Giuseppe Garibaldi. Ecco, qui arriviamo a un altro palazzo, famoso palazzo del mondo, nella storia dell'architettura, questo è Palazzo Jacobini, donna Livia. Era ringraziando lei che si fece questa strada come una delle prime strade residenziali dopo 1600, per cui anche famosa perché era residenziale, diversa da Via Livia che è rimasta intatta. Questa strada Sforza era bombardata, era abbastanza danneggiata. Ecco questo qua che vediamo, questo è palazzo, famoso palazzo Jacobini. Palazzo ce l'ha, come si vede, lo stemma sopra portone, grande portone. C'è un bellissimo balcone con le balaustre, giochi di timpani di arco, cioè timpani di triangolari e circolari, con bellissime decorazioni, anche se tutto sommato della decorazione è abbastanza contenuta. È uno dei più famosi palazzi genzani, anche più belli. Eccoci sotto portone di bellissimo Palazzo Jacobini con stemma di Jacobini sopra, un bellissimo balcone con le balaustre, un palazzo di un colore molto bello, ed è un po' rifare la facciata che è abbastanza consumata. Qui vediamo lapide, si legge, qui sono abbreviazioni latine, si legge Ioannes Jacobini Gubernator Perpetus, dunque un governatore continuo, perpetuo,
Giovanni Iacovini, lui era uno degli ultimi proprietari. Iacovini era una famosa famiglia che teneva tanti tanti possedimenti, una delle più importanti casate di Genzano. Più famoso era Lodovico Iacobini, che diventò segretario di Stato di Vaticano, segretario di Stato di Leone XIII, non corrisponde al primo ministro, dunque molto importante. Lui era un grandissimo diplomata. Lui era Lodovico Iacobini, è uno che stabilì abbastanza malandati i rapporti tra Santa Sede e Impero Austro-Ungarico, perché Impero Austro-Ungarico, come sapete, sicuramente non approvò molto la bolla della infallibilità papale. Questa dogma fu proclamata nel 1870, e lui era ambasciatore, cioè nunziatura sua era a Vienna proprio nel 1877-78. Dopo ritorna e diventa primo ministro di Leone XIII, cioè segretario di Stato. Lui è uno che fece i primi elementi di cattolicesimo in Bosnia, poi fece un contratto con Montenegro, una persona molto molto importante. Ecco, per questo quando io dico come una piccola cittadina, a volte la chiamano Borgo, invece Genzano non è Borgo, ha proprio conquistato ufficialmente titolo di cittadino 1828. Ecco, qui attraverso via dei Cappuccini abbiamo lasciato Tridente edificato, e attraverso una parte di cosiddetto tridente olmato o alberato siamo arrivati a chiesa dei Cappuccini. Questa chiesa dei Cappuccini oggi è chiesa ortodossa, chiesa rumena Sant'Anastasia, invece è famosa perché dal XVI secolo, 1600 anzi, hanno sede qui a Genzano, qui è un monastero annesso, i Cappuccini, dunque era chiesa San Francesco. Qui sono venuti i cappuccini da Nemi, ufficialmente perché non c'era acqua, meno ufficialmente perché erano sottoposti a grande pressione dei frangipane che tenevano Nemi. E qui sono dal 1600 fino a 2005, poi la chiesa diventò, si è spento il monastero cattolico, la chiesa diventò ortodossa e a nome di Sant'Anastasia, oggi famosa anche a Genzano come chiesa rumena, invece è famosa come chiesa dei Cappuccini. Qui vediamo anche questo sistema rettilineo, questa olmata, qui ci siamo in mezzo alle macchine. Questo è di nuovo un monastero annesso dietro la chiesa. Qui sono sepolti anche Sforza Cesarini, proprio qui, molti. Qui è sepolta Donna Livia Cesarini, Livia Cesarini Sforza. Sarebbe meglio forse chiamarli Cesarini Sforza, perché prima erano Cesarini, loro sono molto importanti. Poi col matrimonio di Donna Livia e Ferdinando Sforza diventano Sforza Cesarini. Ok, adesso da Palazzo Iacobini, che lasciamo via Bruno Bozzi, scendiamo verso, piano piano, verso più o meno Piazza Centrale, e già da qua si vede la fontana di San Sebastiano, bellissima fontana. Di solito si parla di lei come gemella di Fontana di Trevi, riguardo suo autore, che è sempre molto legato all'autore Abbracci, autore di Figure centrali di Fontana di Trevi, perché Fontana di Trevi è di opera di Niccolò Salvi, però Figure centrali, stesso autore di Fontana San Sebastiano. Ecco, qui si vede. Come vediamo sopra queste tre